Buonasera a tutti, questa sera puntata speciale. Questo martedì 15 di maggio eravamo presenti alla conferenza stampa dei Ritz-Carlton Hotel dell'ICFF, Italian Contemporary Film Festival, che avrà luogo in 7 città canadesi, tra cui Toronto, Vaughan e Ottawa, dal 14 al 22 giugno. Ma vediamo cosa è successo. Welcome to the launch and the kickoff event and the press conference for the 7th edition of the ICFF Film Festival. Very excited about this year's programming. On behalf of the festival, the board of directors, many of you who are in the room today, the co-founders Cristiano De Florentis and Maurizio Magnifico, and the incredible staff and volunteers, I would like to welcome all of you and thank you for attending today. A special thank you and shout out to our media partners, Chin Radio and TV, thank you Lenny, and Rai Italia and Omni TV, as well as all the other media partners in the room. And of course, our presenting sponsor, represented today by Francesco Riondino from IC Savings. Thank you, Francesco. Film festivals form an integral part of our cities, our regions, and now with ICFF, our country's artistic and social DNA. Sono fiero di far parte di questa iniziativa, ma anche più importante è quest'anno sentirci che veramente stanno cambiando. Sta cambiando un po' la direzione che da un festival per la comunità, dalla comunità sta diventando una cosa veramente grande, internazionale, che sta avendo un effetto sul mondo del cinema con le collaborazioni che si stanno creando tramite questo festival. I'd like to show a little bit of the numbers, some numbers of the festival. So it's a little bit crazy. Simultaneously, in 7 cities, 9 days, 107 movies, short, documentary and feature films, 180 screenings, 19 international premieres, 3 world premieres, 7 North American premieres and 18 Canadian premieres. ICFF is offering a record number of Italian-Canadian co-productions. 7. We are presenting 7 films that are co-produced between Italy and Canada. È un festival che non solo promuove il cinema made in Italy, oggi sicuramente una forte componente è il cinema made in Italy, ma sta iniziando a promuovere quello che in effetti volevamo da tempo, ossia una sorta di amicizia, ma anche di partnership fra l'industria del cinema canadese e l'industria del cinema italiano. L'ho visto con i miei occhi. Ciao! Bravo, go! The festival has had a very positive impact on Canada's diverse economy. Thanks to the sale of tens of thousands of tickets, as well as the support of our sponsor, our festival not only aids in boosting the economy and supporting local businesses, but also attracts international media coverage and visitors, along with the majority of the film industry attention. È un festival che dà un sacco di rispetto, ispirazione a giovani italo-canadesi. Per seguire una carriera in film, perché per noi già essere in film è difficile, trovare i soldi, finanziare, cioè è molto difficile. Allora, avere un'associazione come ICFF che dà un sacco di potere, soldi e risorse a questi giovani, perché c'è anche il Youth Festival parte per gli studenti che stanno, ragazzi che sono interessati a fare film, questo è fantastico. Sono molto fiero di fare parte. This year we noticed, you know, so who is going, who won the Oscar this year that is Italian? So it was not so complicated to understand that we had a lot of Italian Canadians that night in February. And I'll show you a little clip. I think that Mara, we have a little clip of the Oscar night. The Shape of Water. Guillermo del Toro and J. Miles Day.
is the producer of Shape of Water, Miles Dale. Miles Dale is from Naples. Okay, so we are discovering and celebrating this year Miles Dale and the Lux. On behalf of Deluxe and everyone there, we're very proud to support the ICFF and with the Industry Day this year. We've got a full program from a discussion about how The Shape of Water was put together, how it was made, with a lot of Italian Canadians and a lot of Canadians, period. In addition, I think there's a panel about co-productions, and then another discussion about VR, and then we'll also sort of have an opportunity to tour a bit of the facility. It's an active working facility, so we will have some an opportunity to show some tours and some demos of the things that we do at Deluxe. So, special presentation. Frank D'Angelo, that is in attendance. We have the new movie, latest movie, The Joke Thief, is a North American premiere. Simon a chance. Simon, the joke thief. What do you want to drink? Can I get a beer, please? I speak sign language. That isn't anything that I recognize. Because we're speaking dialect. It's an honor for me to be here today, and also it's an honor for me to have our movie premiere at the ICFF. It's a special year. It's been a very tough year for us. And I dedicated this movie to my dad, who I just lost. And I'm honored that people in Toronto, my hometown, are going to get a chance to see the movie before everybody else. Thank you for allowing us to do that. Thank you again. We go to another movie, completely different genre. Ciao, Gianni. Ma chi sei? Cosa vuoi? Io e te dobbiamo fare una canzone insieme. Ma non ci penso nemmeno. Ma dai, ma figurati, una canzone con te. Gianni, noi abbiamo Anna, tua moglie. Ma state scherzando? Anna! Anna! Ma questi sono due sfigati. Ma chi non è sola? Buonasera! No! Saluta Antonio! No, saluta Antonio, no. Va bene, dai, facciamo sta canzone. Ho milioni di view, ma vivo in un mondo. Mi piacerebbe lavorare nel mondo della pubblicità. Certo, è sempre stato il mio sogno. Volantini, buongiorno. Ma vado via, ciao. Mi stai lasciando per andare a fare la cameriera a Londra? Elena mi ha lasciato. E questo uso di peluche, che cos'è? Tutti i regali che le avevo fatto. Giusto, i bidoni della differenziata. Vetro, plastica, regali di merda. Alla voce reddito non ha scritto niente. Prego. Okay, Fabio Rovazzi is going to be at ICFF. He's a fantastic actor. Cinema è un veicolo fondamentale per una ragione molto semplice, cioè per la sua accessibilità. Il cinema parla attraverso storie che possono essere storie allegre, storie tristi, ma sono sempre storie tratte dalla vita, parla a tutti noi, senza bisogno di particolari complessi accessi, difficoltà di comprensione. E in particolare l'ICFF è capace davvero in questo senso di portare il meglio della produzione italiana. È arrivato il momento di andare oltre le parole, a cominciare da noi, a cominciare da me. Fabio, ho conosciuto un ragazzo. Alessio? Dov'è casa di Alessio? Quest'oggi. Dove, scusa? No! You can't miss this because it's really a fantastic comedy and Antonio Albanese is going to be with us presenting this and also another movie that is just was released a few days ago, and the name of the movie, the title of the movie is Against the Flow. We have a short clip also of this movie. Le prendo tutte se me le metti 20 euro. Abbiamo sempre fatto 15 al paio. Il nero qua fuori fa 5, io lo faccio scendere a 3. Venga dentro, lo troviamo, come dire, un modo ragionevole per non pestarci i piedi. 5 minuti, le offro un tè. The ICFF is happy to announce that one of the most prolific of his generation of Italian actors today, Giuseppe Battistoni, will be present to introduce
to the ICFF 2017 public the thriller The Last Prosecco. This movie speaks so eloquently of the conflict between greed and respect. It's a thriller, and of course you will probably enjoy some prosecco at the reception that is going to be organized by the Famille Furlan in Vaughan. We have a short clip of this movie. Bevuta nell'ultimo giorno di battaglia. Buonasera, mi chiamo Stucchi, sono della questura di Treviso. È il tuo primo morto questo, vero? Movente. Mi sembra suicidio. Era vecchio, senza figli, sarà stato depresso. Ma quale depressione? Tu non hai idea del vino che faceva. Gente seria, Stucchi. Gente così non si suicida. Il sostegno degli sponsor è fondamentale, perché tu puoi immaginare, il festival sta crescendo in maniera esponenziale anno dopo anno, di conseguenza se non avessimo questi aiuti da parte di queste grosse corporate, queste grosse aziende, sarebbe davvero difficile poter portare un prodotto di questo tipo, insomma, in tutto il Canada. Ok, now we are going to what is going to be the guest, one of the main guest, probably the best guest probably of this year. We have also other surprises during the week, but that we keep for a few days. We have Claudio Bisio that is coming to Toronto as a special guest of the festival. Probably you remember him in film classic Mediterraneo, winner of the Academy Award for Best Foreign Language Film in 92. So we have a short clip of this. He's going to introduce this movie at TIFF Bell'Eye Box with an In Conversation With. Ma siamo qua in un posto sperduto di Dio, non so da quanto tempo. Non preferireste essere in mezzo alla battaglia, devi essere nel centro, nel vivo. Proprio nel mezzo. Allora, tirate sul rigore o no? Dico! Via! Micchio! Signor tenente, un attimo. So, that's it for now. We'll do another press conference tomorrow, same time, for the other films, okay? Grazie, Cristiano. Thank you for walking us through this year's program. And I have to say, every year it gets bigger and more difficult to choose which events to go to. And we talk about this in our board meeting sometimes, and that this is really not a one-dimensional festival. It really is about bringing so many different aspects about the industry, the art of cinema, the collaboration that occurs, the highlights and whatnot. So the hardest thing is deciding what and where to attend, and we really look forward to having all of you attend. As I mentioned in my opening remarks, the audience is a main protagonist in putting together a film festival. But well, I just want to thank everyone again. Thank you to the board of directors for all your hard work over the last year. And buon festival to everyone. Thank you. Vista è stato il promo del festival. Insomma, è stata una press conference davvero davvero intensa. Sono stati annunciati tutti i guest e tutti i film che verranno proiettati a giugno durante il festival. Per maggiori informazioni andate al 150 Yorkville Avenue, che è proprio l'ufficio del festival, oppure scriveteci a oraqui@cineradio.com. Buona serata.